Cari lettori, buonasera. In questa edizione del 18 maggio 2022 sul mercato di borsa italiana e gli indici internazionali, come voi potete vedere, si è manifestata quella che io temevo essere semplicemente una finta spinta rialzista, per cui in prossimità del primo Shanghai, questo è il FTSE 1040 Futures. Voi vedete sostanzialmente che abbiamo avuto questo ritracciamento, questo grafico daily. Ad oggi abbiamo una barra completamente negativa e quindi possiamo assolutamente dire che la trend line che avevamo tracciato, che collegava 3 punti, quindi abbastanza significativa, è tuttora in tonsa. La nostra visione delle cose è sostanzialmente che esista un tentativo di ritracciamento a doppio minimo e la nostra area di atterraggio è qui a cavallo del minimo di 21.000 del derivato sull'indice italiano. Quindi sostanzialmente non cambiamo la nostra visione del mercato. Abbiamo un obiettivo che è questo minimo. Questo è stato un tentativo di rimbalzo che sembra per il momento andato male. Ovviamente stiamo a vedere se una rondite fa primavera oppure no. Qui ho posizionato il Dow Jones 30, questo è l'indice, e voi vedete che siamo nella situazione esattamente come prima. Abbiamo questa trend line e abbiamo un movimento di nuovo che punta verso il minimo. Devo dire che questa settimana sulle azioni italiane abbiamo visto qualche piccolo movimento, abbiamo visto delle cose interessanti. Per la prima volta a livello di forza relativa abbiamo dei titoli che si sono posizionati in maniera positiva e per un momento hanno fatto pensare che stesse succedendo qualcosa. Cito per tutti il titolo Brembo, che ha dei fondamentali assolutamente da urlo e veramente sta facendo un doppio minimo molto interessante. Qui abbiamo il grafico, vedete che abbiamo un grafico settimanale, abbiamo una fascia relativa che si sta portando verso il livello di intervento che è il 30, circa il 30, lo 0,30, e abbiamo sul settimanale molto, molto evidente una formazione a doppio minimo che ha già rotto, quindi abbiamo il primo minimo e il secondo minimo e ora noi attendiamo il pullback, attendiamo il ritracciamento per poter entrare in acquisto su questo titolo. Devo dire che a livello di sequential, quindi di indicatore ciclico, abbiamo un movimento, adesso lo posiziono sul daily, abbiamo un movimento che non dà adito per il momento segnali di rovesciamento a livello ciclico. Questo è il daily e la stessa cosa anche sul weekly. Questo è il monthly e questo è il weekly. Un altro titolo ovviamente che fa sorridere, molto interessante, è stato Saras, che ha letteralmente spaccato ogni cosa oggi con il 6,36%. Bravi quelli che hanno comprato in apertura e sono riusciti a stare dentro. Interessante questa configurazione che vediamo ripetersi continuamente di triangolo, questo grafico a 5 minuti di Saras, con successiva esplosione in occasione dell'apertura dei mercati americani. Francamente è un titolo che adesso come adesso fa un po' paura e quindi diciamo che veramente uno deve essere un guerriero per comprarlo. Abbiamo avuto questo doppio minimo con rottura e la spalla destra con volumi in aumento. Questo è il grafico mensile e questo è il grafico invece giornaliero. Quindi sostanzialmente occhio alle penne perché se avete guadagnato i mercati spesso riprendono quello che hanno regalato incautamente. Un'azione che avevamo
messo sotto osservazione qualche tempo fa era quella di AlgoWatt, dicendo impensabile che riparta, e in realtà questo è sempre il grafico giornaliero, è ripartita ed è ripartita con ottimi volumi, dopo essere tornata ai livelli del breakout di quella configurazione a triangolo che aveva fatto all'inizio. È chiaro che ci piacerebbe vedere un uncino come su Brembo per poter entrare in acquisto su questo titolo. Non ci sono altri 3 o 4 spunti che sono riservati ai lettori abbonati paganti delle dipendenti di borsa, che scriverò sul sito andare domani mattina. Francamente non ci sono grosse novità, accontentiamoci di operazioni di trading intraday o semplicemente, per chi ha avuto la pazienza e la fortuna di cavalcare la nostra SARS, di rimanere in groppa se ci riesce, e occhio che se venite sgruppati potreste essere calpestati. Questo è tutto, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo televideo, e ovviamente iscrivetevi al canale, perché ho deciso che da grande farò lo youtuber. Grazie, a presto e alla prossima edizione.